Euroregione News. Udine sotto le stelle, lo sport per rivivere via Aquileia. Nei fine settimana estivi, la storica via cittadina si è organizzata per accogliere al meglio gli avventori. Pallavolo, scherma, tennis tavolo, judo, basket, danza e parkour saranno insieme a Friuli Doc i motivi per animare il mese di settembre di via Aquileia a Udine. Alla presentazione di Udine sotto le stelle c'erano gli assessori comunali Maurizio Franz e Elisa Asia Battaglia e l'assessore allo sport Antonio Falcone, con il presidente di Confesercenti Udine Marco Zoratti. Per Borgo Aquileia la Confesercenti si è messa in moto ormai da tempo, tant'è vero che abbiamo organizzato delle iniziative per Udine sotto le stelle sia al mese di giugno, luglio e agosto. Per il mese di settembre ci siamo concentrati nei tre weekend dove noi ci occuperemo delle iniziative. Tre weekend perché? Perché uno dei quattro weekend sarà impegnato con il Friuli Doc. Il primo weekend, il terzo e il quarto invece noi lo faremo delle iniziative legate al mondo dello sport. Quindi abbiamo preso contatto con l'ASU, con diverse discipline e faremo una dimostrazione lungo la via, a cui seguirà poi un incontro, un talk show e poi enogastronomia, mangiare e bere assieme in compagnia. Stiamo facendo un monitoraggio per capire innanzitutto quali sono le conseguenze vere e reali del Covid-19. Dopo la chiusura dei tre mesi che ha messo in ginocchio le attività, c'è stata una parte dei negozi e dei pubblici esercizi che sono riusciti a riaprire e quindi hanno ripreso la propria attività. Un 20% non ce l'ha fatta a riaprire. Il nostro auspicio, l'augurio è quello che nel proseguo dei mesi le aziende che hanno aperto possano ancora mantenere la propria attività, tenere alzata la clair, come si dice, e che quelle che non ce l'hanno fatta ad aprire ancora riescano a trovare, attraverso gli incentivi, se vuoi statali piuttosto che regionali, o con delle iniziative che possano comunque aiutarli, dare una boccata di ossigeno, a riaprire la propria attività e mettersi di nuovo in gioco. Non posso essere che contento di questa scelta di Udine sotto le stelle di coinvolgere tutto quello che è il mondo dello sport. Non è facile organizzare tanti eventi, soprattutto a carattere sportivo, quindi devo fare i complimenti all'organizzazione, perché effettivamente c'è dietro un gran lavoro. Abbiamo anche il piacere di godere quelli che sono i frutti di questa iniziativa Udine sotto le stelle, che sta dimostrando che la città di Udine risponde veramente molto, ma molto bene a quelle che sono le iniziative virtuose. L'associazione Confesercenti e gli esercenti stessi della via, che diciamo hanno dimostrato uno spirito organizzativo notevole, in quanto oggi poter fare delle iniziative legate alla pallavolo piuttosto che al ping pong da tavolo richiede, o a altri sport che ci saranno in questo mese di attività sportive, appunto, richiedono un gran lavoro, richiedono quindi lo spostamento di materiali, la limitazione degli spazi e quant'altro. Devo complimentarmi anche con l'amministrazione, nello specifico il tenente Cisilino, che proprio per questa iniziativa e per queste manifestazioni devo dire che si è reso veramente disponibile, dando esempio di ottimo lavoro. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.